Ciao a tutte e benvenute in un video che io aspettavo veramente da anni, e non sto mentendo, anni di girare. Penso di aver fatto il primo progetto di questa cosa che vado a presentarvi, ma se avete letto il titolo già sapete di cosa stiamo parlando, perché comunque su Instagram è un po' che ve l'ho anticipato e è uno dei video più attesi dell'ultimo periodo. Almeno da me. Fatemi sapere se anche voi l'avete aspettato tanto questo video. Questo è uno dei progetti che io sto cercando di realizzare veramente da più tempo nella mia storia lavorativa. Penso sia ormai dal 2017-18, qualcosa del genere, che è balenata nella mia testa l'idea di realizzare questa cosa e ci sono voluti un po' di anni, 7 anni, ok, 7 anni per realizzare questa cosa, per trovare il modo migliore per portarla da voi. Per cui, bando alle ciance, è arrivato il momento di presentarvi i planner. Finalmente li ho fra le mie mani. Che cosa sono? Sono due planner. Planner vuol dire che è qualcosa che ti aiuta a pianificare. Due perché sono due cose diverse e ho voluto crearle insieme proprio perché secondo me insieme sono la combinazione perfetta per il prossimo periodo dell'anno, diciamo così. Allora, partiamo con The Essential Planner. The Essential Planner è un planner che ti accompagnerà per tutto il 2025. È un planner giornaliero, quindi giorno dopo giorno ti accompagnerà nella pianificazione delle tue giornate, ma non solo, sarà un planner proprio che ti aiuterà a visualizzare la tua vita tutti i giorni, ad inserire piccoli rituali di benessere, ma non solo, ti aiuterà a realizzare i tuoi obiettivi. Questo è un piccolo riassunto di The Essential Planner. Questo verde invece è The Holiday Planner. Mentre The Essential Planner parte dal 1 gennaio 2025 e ti accompagnerà per tutto il 2025, quindi è un planner annuale che dura un intero anno giornaliero. Questo è The Holiday Planner, quindi è il planner che ti aiuterà a pianificare e quindi semplificare le tue holiday, le vacanze, il periodo delle feste. Quindi partirà il 1° di novembre e ti accompagnerà proprio in questi 2 mesi nella pianificazione, realizzazione, mantenimento dei ricordi e quant'altro. Ora però andiamo nel dettaglio come ho ideato questi due planner. The Essential Planner e The Holiday Planner saranno in prevendita da questo momento. Io ho i mock-up, quindi non riesco ancora a farveli vedere all'interno, perché ancora non sono stati stampati. Avevo già in mente proprio di realizzarli insieme perché secondo me sono il regalo perfetto che potete farvi per iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Quello che io volevo proprio da questi planner fosse era qualcosa che fosse bello esteticamente, bello nelle vostre librerie, durevole, proprio mi piaceva, ci ho tenuto tantissimo alla copertina rigida, alla qualità delle pagine, alla resa proprio della stampa, che adesso non si vede benissimo, ma non vedo l'ora di avere la versione definitiva nelle mie mani. Ho tenuto tantissimo per questi due planner a realizzarlo con una grafica di mia fiducia che non solo ha realizzato tutta la struttura dei planner, ma tantissimi, e ripeto, tantissimi disegni che sono all'interno dei planner e che sono la parte più simpatica, allegra, la parte più caratteristica, direi, di questi planner. Perché il design esterno ho voluto realizzarlo proprio molto classico, che si ambientasse bene un po' in tutte le vostre case, ma all'interno tutti questi disegni danno proprio quella sensazione, uno di leggerezza, due di
tempo piacevole da trascorrere con i nostri planner. Perché questa cosa? Ho deciso intenzionalmente di creare questi planner in bianco e nero. In bianco e nero con i disegni a vuoto per dare leggerezza al planner, per dare eleganza al planner, ma allo stesso tempo per permettervi di avere una specie di coloring book all'interno del vostro planner che vi dia la possibilità, se ne avete voglia e se avete questa passione, di colorare il vostro planner mentre ci lavorate, mentre pianificate. Un pochino perché sicuramente vi aiuterà a scaricare la tensione, a rendere belle le vostre pagine e a personalizzarle. Partiamo dai contenuti concreti di The Essential Planner. Qualcuno di voi mi ha chiesto se è in inglese. No, non è inglese, è in italiano, solamente il titolo e qualche frase qua e là sono in inglese, ma i giorni sono in italiano, è tutto scritto in italiano. Per ogni mese c'è un'introduzione da parte mia, proprio perché mese dopo mese voglio essere al vostro fianco per aiutarvi a realizzare dei piccoli rituali di benessere che vi aiutino a concentrarvi su voi stesse, sulle vostre esigenze, in modo semplice però. Quindi piccoli rituali quotidiani, piccoli rituali settimanali e mensili, descritti qua e là nel corso di tutti i mesi dell'anno. Visto che l'obiettivo principale proprio di The Essential Planner è aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi. All'inizio c'è una breve introduzione nella quale vi spiego come utilizzare il vostro planner e c'è un QR code che vi porta ai contenuti esclusivi per chi ha acquistato il planner. Che cosa sono i contenuti esclusivi? Sono tre video che ho girato appositamente ed esclusivamente per accompagnare chi ha acquistato The Essential Planner nel migliore utilizzo di questo planner. Troviamo poi una visione complessiva dell'anno, sia 2025 che 2026, proprio per permettervi di segnare tutte le date importanti, le ferie o i ponti, quello che volete segnare come date importanti. A seguire c'è proprio la visione di chi sono io oggi, che vi permetterà proprio di vedere, quindi anno dopo anno, come cambieranno i vostri obiettivi, come cambierà la vostra visione di voi stesse. E è molto importante metterlo all'inizio del planner proprio per creare un focus su quello che volete dal nuovo anno. Passiamo poi quindi alla big picture, ovvero la visione complessiva dell'anno. Qui vedete in due pagine affiancate proprio tutto il vostro 2025. Quindi quando volete andare a pianificare per obiettivi quello che volete essere il vostro nuovo anno, andate a metterlo qui. Questo vi permetterà all'inizio dell'anno di andare a definire i vostri obiettivi nel corso dell'anno intero, ma poi nello specifico trimestre dopo trimestre andare a dettagliarli e di andare a controllare nella big picture come sta andando proprio la realizzazione concreta di questi obiettivi. A questo punto è il momento di iniziare la pianificazione vera e propria, quindi inizia la parte del planner dedicata alle stagioni e alla stagionalità. Abbiamo quindi due pagine affiancate dedicate all'inverno con questi disegni che potete utilizzare appunto come coloring book o semplicemente come bella pagina di ispirazione per la nuova stagione che sta iniziando. Non vi mostrerò le stagioni successive, ma posso dire che sono altrettanto belle e di ispirazione. A seguire quindi ci stiamo concentrando sulla stagione, ci saranno i goal stagionali, quindi gli obiettivi stagionali, proprio perché una volta fatta la visione d'insieme è bene andare a concentrarci sugli obiettivi stagionali per ridurre il carico, ok? Ma ne parleremo più avanti e più nel dettaglio. A seguire invece il menu plan per tutta la stagione. Potete decidere di avere un menu settimanale diverso per ogni settimana, ci sono 5 spazi per 5 settimane,
ho un menu plan diverso per ciascun mese di questa stagione, a seconda proprio di come preferite. Abbiamo messo 5 settimane per lasciarvi un po' di spazio e un po' di creatività. Io devo dire che sono noiosissima, utilizzerò solamente una settimana, proprio perché durante una stagione più o meno mangiamo sempre le stesse cose. A seguire poi la settimana ideale. Questa è una cosa che noi realizziamo insieme quando seguo le persone nel percorso riparti, ma ho voluto metterlo anche qui proprio perché vi permette di vedere in un colpo d'occhio tutte le vostre attività ripetitive che si svolgono giorno dopo giorno all'interno di una settimana. Quindi che so, tutti i giorni dalle 8 alle 16 sono al lavoro, dalle 17 alle 20 porto i bambini, il lunedì a nuoto, il mercoledì a tennis, il giovedì a violino, sto sparando a caso. E qui proprio vi permette di vedere con un colpo d'occhio la settimana ideale. La settimana ideale l'ho messa specificamente nella parte stagionale proprio perché è una cosa che cambia con il passare delle stagioni. Io ve l'ho sempre detto, sono molto legata al cambiamento stagionale e qui in questo planner lo trovate veramente tutto. Ogni stagione ha le sue necessità, ha i suoi obiettivi, ha i suoi menu plan, ha la sua settimana ideale, ma non solo. Ogni stagione ha la sua bucket list, ovvero le attività caratteristiche di quella stagione. Io ne ho messa qualcuna, ma poi ho proprio lasciato spazio a voi per compilare con le attività che volete fare in quella stagione. È una cosa che io vi invito tantissimo a fare proprio perché quando magari avrete un giorno libero o un momento in cui volete fare qualcosa di creativo, di bello, andate lì e trovate le cose belle da fare, le cose che vorreste provare. O il chissà se magari prima o poi. A fianco di questa pagina c'è una pagina completamente bianca lasciata proprio all'ispirazione. Ci potete disegnare, ci potete scrivere, ci potete mettere i vostri appunti. È un svuotatesta lasciato libero apposta per voi. Inizia poi il mese concreto. Per ogni mese c'è una breve introduzione e una descrizione specifica dei rituali che io vi invito a seguire durante quel mese, proprio perché vi possano accompagnare in modo dolce mese dopo mese nel inserire rituali che vi fanno stare bene nel corso dell'anno e che vi sostengano nella realizzazione dei vostri obiettivi. La parte mensile non finisce qui, ovviamente c'è una pagina interamente dedicata quindi alla creazione della vostra personale routine quotidiana, mattina e sera, che naturalmente può cambiare mese dopo mese perché questo mese voglio concentrarmi magari di più sull'inserimento dell'attività fisica, il prossimo mese voglio concentrarmi di più sulla meditazione o quello che è. Quindi spazio proprio per voi e per le vostre routine. Il planning system c'è mese dopo mese, quindi è un po' un riepilogo di tutte le cose che potete voler fare in modo quotidiano, settimanale e mensile, e qui avete un breve riepilogo che potete utilizzare sia come promemoria che come checklist, in particolare il mensile, perché vi aiuterà proprio a tenere traccia di quello che avete fatto durante questo mese, di quello che non riuscite a fare, quindi il prossimo mese potrete andare a lasciar stare le cose fatte questo mese e concentrarvi su quelle che restano da fare. Naturalmente non è tutto da fare, sono solamente delle idee, degli spunti da cui potete partire. A questo punto arriviamo alla visione completa del mese. All'interno del mese naturalmente c'è il calendario mensile e in questo mese trovate, oltre al numero dei giorni, parte dal lunedì, finisce la domenica, a me tutti i calendari americani che partono la domenica mi fanno andare via di testa, quindi naturalmente, come tutti le agende, i planner italiani, partiamo dal lunedì, finiamo la domenica. Ho segnato non tanto i giorni di festa, che poi magari quelli cambiano a seconda delle vostre esigenze, del vostro lavoro, di quello che è, ma ho messo le lune e questo per me è davvero importante, ne parleremo poi nel corso poi dell'utilizzo di questo planner.
A fianco ci sono le note per qualsiasi cosa vogliate segnare e a questo punto inizia il vero e proprio planner in versione quotidiana. Quindi ogni pagina ha un piano quotidiano con tutte le vostre cose che volete fare. In ogni pagina c'è una to-do list, ovvero tutte le cose che volete fare in quella giornata, le top 3 priorità, quindi le cose che poi vi aiuteranno a sentirvi più compiute alla fine della giornata. Se perdete qualcosa per strada non importa, ma le top 3 priorità di quella giornata vi aiuteranno a dire ok, oggi ho fatto abbastanza. E le intenzioni per quella giornata, quindi spazio proprio di raccoglimento personale di quello che vuoi portare a termine durante quel giorno, dello spazio per la gratitudine, dello spazio per qualche riflessione tua intima e personale, quasi come fosse un diario. A fianco poi ci sono tutte le ore del giorno che ti permettono proprio di segnare i tuoi appuntamenti, gli slot di tempo per il lavoro, il tempo che dedichi alla famiglia, alla casa, all'attività fisica, lì riesci a scrivere tutto, tutto, tutto. Bene, questa è la visione complessiva di The Essential Planner e adesso passiamo a The Holiday Planner. Il concetto alla base di The Holiday Planner è meno stress, più magia, ovvero pianifichiamo il periodo delle feste per alleggerirlo e potercelo godere come merita di essere vissuto in pieno relax e pronte a goderci tutta la magia del periodo. Anche qui trovate un'introduzione che vi spiega un po' gli intenti e come utilizzare il planner. Anche qui trovate un QR code che vi porta ai contenuti esclusivi di The Holiday Planner. Il contenuto esclusivo di The Holiday Planner è una cosa veramente specialissima, ovvero un evento ovviamente gratuito ed esclusivo per chi ha acquistato The Holiday Planner e si svolgerà durante i mesi di novembre-dicembre, adesso dobbiamo ancora definire la data, volto alla realizzazione della vostra vision board per il 2025. Questo sarà un evento online, naturalmente, per cui potrete partecipare ovunque voi siate e sarà davvero importantissimo proprio per iniziare il periodo delle feste con il piede giusto, con la visione giusta. Il Holiday Planner è pensato con tre grandi categorie, ovvero organizzare il periodo delle feste, fra cose che volete fare, capsule wardrobe, cene ed eventi a cui volete partecipare. È composto poi da una parte vera e propria, quindi di planner settimanale, mentre The Essential Planner è un planner giornaliero. The Holiday Planner contiene al suo interno due mesi, quindi novembre e dicembre e qualche settimana di gennaio, settimanale, quindi un planner settimanale che vi aiuti quindi ad avere la visione d'insieme di queste settimane e delle attività che volete fare in questo periodo. La terza parte, che per me è davvero importantissima, è la parte dedicata al contenere i vostri ricordi di questo Natale. Ogni anno, ogni Natale può essere un Natale diverso proprio per il modo in cui lo viviamo, le persone che abbiamo intorno, i ricordi che creiamo in quell'anno e piuttosto che tenere tante cose che servano per ricordarci i diversi avvenimenti, dentro The Holiday Planner riesci proprio a inserire tutte le tue ricette, tutti i tuoi ricordi più speciali. C'è uno spazio proprio per incollare le foto come fosse un album fotografico di questo Natale e quindi contenere tutto i vostri ricordi più speciali. Non ci sono solo i vostri ricordi all'interno di The Holiday Planner, ma troverete anche le mie ricette, quindi avete spazio per le vostre ricette, le vostre pianificazioni, quant'altro, ma ci sono anche alcune mie ricette proprio dalla mia personalissima tradizione familiare. Quindi io non vedo l'ora davvero che possiate avere nelle vostre mani
di Holiday Planner e di Essential Planner, proprio perché sono gli strumenti che vi permetteranno di organizzare, semplificare le vostre feste, i vostri obiettivi per il 2025 e realizzarli. Veniamo alle cose concrete, perché so che sicuramente avete un sacco di domande, per cui se mi dimenticherò qualche domanda, se voi avete altre domande, non esitate a farle nei commenti. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a farla qui sotto nei commenti. I prossimi video parleranno di agenda, perché se riesco vi faccio vedere un po' più nei dettagli le agende al loro interno. Di nuovo, ancora non ce l'ho stampate, per cui portate pazienza, vi faccio semplicemente vedere un po' di foto di quello che è appunto il progetto che abbiamo realizzato con Lisa. Io vi ringrazio davvero tanto per essere state qua con un video così lungo. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di prenotare la vostra copia del planner qui sotto. Anzi, adesso fatemi sapere qual è il vostro planner preferito. Io non so scegliere, sinceramente non so scegliere, li amo veramente tutti e due. Quindi grazie per essere stati qua e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!